La Regione Abruzzo sostiene il cinema attraverso la concessione di contributi da destinare alle opere audiovisive o cinematografiche legate al territorio abruzzese con certezza di distribuzione. Ne ha dato notizia nel corso di una conferenza stampa il consigliere regionale delegato alla cultura Luciano Monticelli, che ha presentato il bando, che scadrà il 14 novembre, destinato alle attività svolte sul territorio regionale nei settori della produzione di film e audiovisivi. Ma noi ci auguriamo che parteciperanno in tanti, perché credo che la somma massima finanziabile di 30.000 euro è una somma che può attirare registi non solo dell'Italia ma anche di fuori nazione, ma l'importante è che si parlerà della regione Abruzzo, quindi 2/3 delle giornate lavorative devono essere svolte in Abruzzo, con temi che verranno sottoposti a una verifica, a un controllo di una commissione interna ed esterna che noi stiamo facendo in questi giorni, stiamo mettendo in campo in questi giorni, quindi ci sarà un bando che gli stessi operatori possono scaricare dal sito della Regione Abruzzo Cultura e di partecipare in tanti. Tradurremo anche questo bando in inglese perché riteniamo che, come la direttiva servizi della libertà di stabilimento, permette a tutti di venire ad operare sui territori del contesto europeo. Diciamo che questa è un po' un'anticipazione della Film Commission, perché la Film Commission poi c'è anche all'interno della struttura anche dei privati, e qui bisogna fare un ragionamento. Noi abbiamo un progetto di legge depositato in quinta commissione. C'è ancora discussione da fare, però sono convinto che i tempi sono buoni per portarla a termine, però anche con innovazione rispetto alle altre regioni che ormai sono datate sulla questione del Film Commission. Bisogna guardare oltre, ma bisogna guardare anche sui finanziamenti europei. Noi abbiamo creato una struttura di Eurocultura Abruzzo, appunto per recepire sempre di più i fondi europei. Proprio ieri a Bari abbiamo stretto una collaborazione con i partner transfrontalieri della Croazia, dell'Albania, della Grecia, del Teatro Pubblico Pugliese, perché vogliamo farne un insieme di attività che possono attingere finanziamenti europei.